Grazie innanzitutto la padrona di casa, Carla Russo, che ci ospita e ospita tutta la rassegna qui nei suoi spazi. Ringrazio Serena Viola, che è un raccordo organizzativo e un affetto molto importante per me. E ringrazio tutti gli autori che hanno voluto partecipare a questa rassegna, hanno dato subito la loro adesione, nonostante la difficoltà dell'organizzazione così un po' apparentemente improvvisata. E perché una rassegna di poesia? Perché credo che la poesia sia la resistenza di fronte al vuoto comunicativo odierno, cerca di offrirsi per creare comunità, per creare empatia, ci collega attraverso la profondità dell'essere umano. E capisco anche che è difficile, bisogna avere coraggio a resistere al pensiero unico, al pensiero omologato. E la poesia offre sempre una visione personale, una visione svincolata, una visione per quanto possibile libera. E perché parla di ciò che viviamo, parla di ciò che sentiamo, di ciò che si può provare a manifestare, le emozioni. Cioè la poesia ha a che fare con l'altro e con gli altri. Ho voluto fare questa rassegna per avvicinare le voci di chi scrive poesia a Bologna, di chi cerca di depositare sul foglio delle emozioni, avvicinarle per dare un'ulteriore possibilità di ascoltare un altro, e le ho volute avvicinare fino a toccarsi l'una con l'altra, fino quasi a contaminarsi, o forse a contaminarsi. E trovo che poco tempo fa ascoltavo una trasmissione per radio e dicevano, una trasmissione letteraria, credo su Radio 24, non vorrei dire una stupidaggine, diceva che la produzione poetica di questo momento storico in Italia è superiore alla produzione come qualità, alla produzione della prosa. E questo mi sembra un ottimo viatico per diffondere un po' di più la poesia, anche se non manca chi scrive la poesia, ma mancano i lettori di poesia, apparentemente. Ecco, io ho voluto fare questa rassegna per cercare di fare spazio in noi per ascoltare l'altro, fare spazio per ascoltare anche altre poesie, ascoltare qualcosa che ci possa contaminare. E io spero che durante queste 6 serate che abbiamo organizzato tutti insieme si possano seminare parole nell'aria in modo da impollinare altri cuori o altre persone.